Appuntamento della ventunesima edizione della milanesiana letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto ed economia ed è il primo appuntamento dedicato ai colori. Il colori è il tema di questa milanesiana. Siamo nella sezione Aspettando la Milanesiana. Quindi siamo solo in collegamento streaming. Do il benvenuto a Thomas Piketty, economista, saggista che oggi ascolteremo e che speriamo di vedere presto in Italia, forse già in autunno. Con Thomas Piketty ci sarà Ferruccio De Bortoli, editorialista e già direttore per due volte del Corriere della Sera e saggista Due eh, ricercatori saranno con noi della Fondazione Feltrinelli a moderare il dibattito, Andrea Califano e Luca Cigna. Voglio ringraziare il Corriere.it per aver ospitato questa apertura di questa ventunesima eh, milanesiana e ringrazio la Fondazione Feltrinelli per aver voluto approntare per Tomà Pichetti questa discussione che eh, la Fondazione da sempre eh, affronta suggerendo temi che studia e approfondisce. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Tomà Pichetti. Nel nella mia presentazione l'ho definito economista perché siamo abituati a catalogare le professioni con etichette precise, ma è molto più di un economista. Perché sia con il capitale del XXI secolo nel 2013, grande bestseller, sia col suo nuovo libro Capitale e Ideologia, pubblicato dalla nave di Teseo, Pichetti entra nel cuore e nella carne della nostra epoca storica, come sanno fare solo i grandi autori. Poi certamente lo fa con gli strumenti di un economista, con un'enorme quantità di dati e di documenti, ma, lo ribadisco, lo fa con la sensibilità di uno scrittore, cioè di un autore che sente le correnti sotterranee del secolo in cui noi viviamo. Al centro della sua ricerca sta il tema epocale delle disuguaglianze e al centro del suo nuovo saggio sta un tema che è ancora più politico, e cioè come le società giustificano queste disuguaglianze. Pichetti ci offre gli strumenti per capire queste disuguaglianze, ci dice che possiamo renderle meno acute, sta a noi, sta alle decisioni politiche che prenderemo. Non sono un destino inevitabile. Quello che accade negli Stati Uniti in questi giorni dovrebbe porci delle domande anche sotto questo aspetto. Dunque voglio ringraziare Tomà Pichetti per il lavoro che sta portando avanti e eh, annunciare adesso la presentazione che eh, sarà di eh, Luciano Fontana per introdurre all'argomento. La parola a Luciano Fontano e poi a Pichetti e a Ferruccio De Bortoli. Buona visione. Sì, buonasera a tutti e buonasera alla Milanesiana e all'idea di ripartire in una situazione sicuramente così complicata. Per noi del Corriere è stato sempre molto importante essere al fianco di questa iniziativa eh, come Corriere della Sera e come Fondazione e lo è ancora di più in un momento così decisivo. Quello che è importante di questo, di questo anno della milanesiana è che è stata progettata, pensata come un'operazione di ripartenza, di ripartenza della nostra città, eh, Milano ma di ripartenza del paese perché si svolge in, 12, in altre 12 città e è, e è stata progettata nel momento più difficile quanto, quando eravamo chiusi in casa quando eravamo preoccupati per la nostra salute e ancora di più preoccupati per, eh, per la situazione economica che il Paese dovrà affrontare, già sta affrontando in questi giorni e dovrà affrontare nei prossimi, nei prossimi mesi. Questo mi sembra eh, lo spirito più importante dell'iniziativa, mi sembra proprio questa idea, questa idea della, della ripartenza, questa idea che i colori, i colori che accompagneranno la Milanesiana di quest'anno sono i colori che ci aiutano a capire quanta, quanto importante è la cultura, la creatività, lo slancio e il coraggio di saper affrontare una situazione così difficile. E mi sembra da questo punto di vista, e voglio essere molto breve perché è tanto importante ascoltare il dialogo tra Tomà Pichetti e Ferruccio De Bortoli, mi sembra molto importante concentrare questo primo primo nostro appuntamento che il Corriere.t sta dando in streaming e concentrarlo sui temi della diseguaglianza, perché la diseguaglianza è un tema che ci ha accompagnato nella riflessione di questi anni ed è un tema che si sta enormemente approfondendo come conseguenza di quello che sta accadendo. Abbiamo, abbiamo visto, già lo stiamo vedendo dalle... Dal tema della caduta del PIL, lo stiamo vedendo da, le, da questa frattura che si sta aprendo ancora in una maniera più pesante tra garantiti e non garantiti, pezzi di, del paese, e pezzi del mondo che stanno diventando estremamente più ai margini rispetto a pezzi di mondo che, e di paese che invece anche in questa occasione riescono a mantenere, a mantenere il proprio ruolo, il proprio status e la propria ricchezza. Quindi la disuguaglianza sarà. Un tema centrale della, della riflessione sarà un tema centrale dell'attività di governo e in genere di tutte le associazioni e tutti i corpi della società civile in questi anni. Quindi doverlo affrontare con, eh, con un pensatore come Pichetti, pensatore scrittore, ha detto benissimo Elisabetta Sgarbi. Sotto è anche la conduzione di Ferruccio De Bortoli che a questi temi ha dedicato anche parte importante del proprio lavoro, credo che sia il modo migliore per avviare questo appuntamento della ripartenza, con consapevolezza che c'è un sentiero, un percorso che possiamo e dobbiamo trovare. E per riempire anche di idee, di azioni, di ragionamenti, di serietà, quello slogan ce la faremo, che ci, che ci ha accompagnato in questi mesi, ma ce la faremo solo ad alcune condizioni, con alcuni pensieri e con alcune pratiche. Quindi da questo punto di vista buona Milano e Siano a tutte e soprattutto eh, passo la parola per questo primo importante dibattito a Ferruccio De Bortoli e a Picchetti. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie dell'invito e buonasera al professor Thomas Piketty. Io devo dire a tutti coloro che ci ascoltano che se c'è un merito del grande lavoro di Thomas Piketty è quello di averci svegliato da una sorta di rassegnazione nella quale eravamo precipitati cioè la rassegnazione che non si potesse fare nulla contro le disuguaglianze e che le disuguaglianze fossero una sorta di inevitabile corso della storia allora io prima di fare la, la prima domanda e poi ringrazio anche Andrea Califano e Luca Pigna che interverranno successivamente dico a coloro che ci seguono di non farsi per niente impressionare dalla mole del, del libro Capitale e Ideologia di, di Thomas Piketty, perché è un libro impegnativo, non c'è dubbio. Che però si legge con grande facilità, perché la chiarezza espositiva è straordinaria, i riferimenti storici sono sorprendenti, e, e quindi credo che. Susciterà come il capitale del ventunesimo secolo un grande dibattito, non solo tra gli economisti, che tra i tanti difetti hanno forse anche quello di discutere semplicemente tra loro. Allora, la prima domanda che vorrei rivolgere a professor Picchetti è questa. In Capitale e Ideologia, lei sostiene che non si riescono a capire le cause delle disuguaglianze attuali se non le si studia in una prospettiva storica la nostra divisione in classi non è molto diversa da quella che precedette per esempio la rivoluzione francese clero nobili terzo stato allora le voglio chiedere ma questo periodo storico che stiamo vivendo a quale altro periodo assomiglia e quali prospettive abbiamo di fronte in questa comparazione storica che poi è quella che lei fa continuamente nel suo lavoro. Grazie. Beh, innanzitutto grazie. Grazie per l'accoglienza che mi è stata qui uh, rivolta. Sono veramente spiacente di non poter essere presente con voi a Milano. E spero di potervi raggiungere in Italia molto presto, in autunno. Grazie, grazie di tutto quanto è stato detto a proposito del libro. Grazie anche a Elisabetta che l'ha uh, pubblicato. Ne sono veramente molto lieto. Grazie anche per quanto è stato detto, ovvero che questo libro non deve appunto farci paura, è sicuramente lungo, ma molto leggibile. Credo che sia comunque migliore rispetto al libro precedente, Il Capitale nel XXI secolo. E questo per due motivi essenziali. Innanzitutto perché esce molto di più dal quadro occidentale, rimane sempre molto centrato sull'Occidente, però rispetto a quello precedente apre molto di più la riflessione sulle dell'India, del Brasile, l'Africa, le società coloniali eccetera. E poi il secondo miglioramento per rispondere alla sua domanda è eh, questo. Io mi concentro sulle ideologie eh, in questo libro, ovvero sui sistemi che giustificano le, le disuguaglianze e credo che in modo eh, generale per capire trasformazioni storiche delle disuguaglianze non ci si deve eh, concentrare soltanto sui fattori economici e ma bisogna entrare proprio nella fabbrica politica e ideologica delle diseguaglianze. Questo non significa mh, che tutto sia possibile, però ci sono molte traiettorie diverse possibili da percorrere. Per, uh, per esempio, al, per lo stesso livello di sviluppo economico tecnologico ci sono molti modi diversi di organizzare la società, l'economia e di organizzare la struttura delle diseguaglianze tra classi uh, sociali. Quindi il messaggio generale del libro è questo, bisogna prendere queste ideologie sul serio perché le società umane hanno sempre bisogno di ideologie, hanno uh, bisogno sicuramente uh, di uh, dare uh, voce a... Uh, la società e anche le diseguaglianze. Quindi tutte queste giustificazioni hanno una parte di verità, sono plausibili. Questo non significa che non ci dobbiamo eh, impegnare, assolutamente. Io in questo libro cerco di impegnarmi eh, tenendo conto delle lezioni eh, della storia, però eh, cerco di impegnarmi rispettando i vari discorsi ideologici che sono presenti e cercando anche di dimostrare che i discorsi del passato, le giustificazioni ideologiche delle società del passato, per esempio l'ancien regime con il clero, la nobiltà, il terzo stato, non necessariamente eh, queste giustificazioni siano più folli delle giustificazioni presenti, perché oggi stiamo cioè. vivendo in una nuova fase di sacralizzazione della proprietà privata di cui forse stiamo uscendo o iniziamo a uscire dopo la crisi finanziaria del 2008 e dopo questa crisi epidemica del 2020. Quindi forse dopo tutto questo assisteremo a un ripristino della solidarietà dei servizi pubblici, sanitari in particolare, ma forse più in generale rimetteremo in questione la sacralizzazione del mercato, della proprietà e eh, della eh, concorrenza, cosa mh, a cui abbiamo assistito da quando è crollato il comunismo sovietico, che ha contribuito moltissimo a creare questa disillusione di fronte alla possibilità di un altro sistema economico. E posso capire eh, questa disillusione quando avevo 20 anni, nell'89 e nel 90, ero sicuramente molto più eh, liberale nella mia concezione economica rispetto, rispetto ad oggi, perché la mia ricerca e anche l'evoluzione del mondo nel frattempo mi hanno convinto che dopo il crollo del comunismo siamo andati troppo oltre eh, nella liberalizzazione e questa sacralizzazione della proprietà eh, del eh, mercato. E quindi credo che oggi eh, si debba tornare a riflettere su questa tematica alla luce anche della storia ed è questo che eh, voglio far capire al lettore nel libro. Per quanto riguarda l'attualità, quindi come una crisi eh, pandemica, epidemica possa trasformare le ideologie dominanti, Beh, ho già parlato del, di una maggiore attenzione nei confronti della solidarietà dei servizi pubblici i servizi sanitari eh, prendendo in considerazione tutte le lacune, le mancanze di investimento eh, nella sanità pubblica, spero che questa crisi a questo porti, che abbia questo merito però le crisi epidemiologiche del passato dimostrano anche che altre ideologie possono appunto venire rafforzate, quale per esempio la paura dell'altro, dello straniero e eh, nel mio libro eh, menziono gli effetti molto ambigui sulle disuguaglianze dalla maggior crisi epidemica mondiale nella storia, ovvero la peste eh, nel XIV secolo, quando eh, la popolazione europea, mh, beh, a seconda delle ragioni, era stata decimata del 20, 30, 40 quindi una eh, crisi sicuramente molto più drammatica eh, di quella odierna. Però è interessante eh, capire che questa crisi eh, nei lavori eh, degli storici ha portato a evoluzioni abbastanza diverse nella struttura delle diseguaglianze a seconda dei paesi e delle regioni. Si ritiene oggi che in alcuni paesi abbia eh, contribuito alla fine della servitù della gleba, ha sicuramente ha migliorato la situazione di alcuni, però in altre eh, regioni, nel l'Est europeo o a ha portato sicuramente a un indurrimento della servitù della Gleba mentre molti economisti per tanto tempo hanno voluto dare come dire un'interpretazione unica eh, dicendo che eh, dato che avevamo assistito a una diminuzione della forza lavoro per la stessa quantità eh, di terreni mh, sicuramente eh, il potere negoziale dei lavoratori sarebbe eh, migliorato e quindi la servitù della gleba sarebbe scomparsa. Però eh, questo shock, notiamo, ha dato luogo a posizioni politiche e ideologiche diverse e questa è una lezione sto, eh, importante da tenere presente oggi, ovvero uno shock di per sé violento come quello che abbiamo vissuto non determina un'unica traiettoria. Tutto dipende dalle mobilitazioni uh, politiche che avverranno in Europa, negli Stati Uniti, in India in, uh, nell'Africa occidentale o dovunque insomma in Brasile. Quindi uh, possiamo avere varie risposte politiche di fronte a un, st uno stesso shock e alla fine dei conti tutti condividono una responsabilità attraverso questo mobilitarsi uh, politico della società um, quindi forse è questo il messaggio più importante eh, del libro, questo bisogno di riappropriarsi dal punto di vista dei cittadini eh, dell'economia. Eh, una domanda troppo importante per essere lasciata a un gruppo di esperti soltanto e eh, questo sicuramente riguarda tutti i cittadini. Senta, mi ha molto colpito e chi ha eh, frappé, la ringrazio. Je vous remercie, je vous remercie enormemente quello che mi ha molto colpito è del, del suo libro e anche di questa sua risposta e poi anche il fatto che lei dice beh insomma a un certo momento i partiti della sinistra le socialdemocrazie non hanno più fatto il loro mestiere cioè non si sono più occupate delle disuguaglianze si sono piegate al liberismo imperante e ai mercati no e c'è un passaggio del suo libro. Vi faccio questa domanda eh, con una risposta breve, poi dopo la passo la parola ai nostri due amici della Fondazione Feltrinelli. A un certo momento dice: questi partiti della sinistra, che credo abbiano avuto una certa presa anche su di lei da giovane, come sul su, su, su sottoscritto, a un certo momento si sono distaccati, sono diventati elitari. E questa, questo elitismo del, dei partiti della sinistra e socialdemocrazia europea in generale è stata una delle cause, lei dice, del montare del populismo che si è appropriato dei temi della disuguaglianza. Certo, eh, sicuro. E eh, contemporaneamente. Non è un uh, qualcosa di definitivo. Uh, tutto il sistema politico attualmente è in trasformazione. La sinistra, ma anche la destra sono in crisi. Partiti di destra, centrodestra sono appunto subiscono la concorrenza uh, dall'emergenza dei partiti xenofobi, uh, nazionalisti in molti paesi e quindi uh, c'è sicuramente uh, questa grossa trasformazione anche dei partiti di destra. Quindi tutti uh, i partiti politici uh, si stanno ridefinendo e riposizionando Ma per quanto riguarda i partiti uh, di sinistra, come dico nel mio libro, si può capire la crisi attuale. Per uh, capire la crisi attuale bisogna uh, ri iscriverla in una prospettiva storica piuttosto lunga. In metà secolo siamo passati dalla situazione in cui i partiti socialdemocratici eh, negli anni 50 fino agli anni 70 riuscivano ad attrarre eh, gli elettori nelle categorie eh, popolari con i bassi redditi. Ehm, e poi progressivamente, partendo dagli anni 80, 90 e anche negli anni 2000, questi stessi partiti sono diventati... Uh una specie di sinistra eh, braminica sono diventati appunto quelli i partiti eh, dei laureati, non necessariamente dei più ricchi, perché questi continuano a votare sicuramente più per il de la destra o il centrodestra, ma i partiti eh, di sinistra sono diventati i partiti dei laureati. e Nel mio libro cerco di capire i motivi di eh, questa evoluzione che vediamo in Francia, nel Regno Unito. In Italia, in Germania, eh, con delle variazioni interessanti talvolta che eh, possono consentirci di capire meglio che cosa è eh, successo. Allora, per me i partiti di sinistra non hanno abbandonato appunto eh, la base popolare dicendo beh, abbandoniamo questi elettori. No, sicuramente è molto più difficile il ragionamento. Questi eh, partiti. Non hanno saputo o voluto far fronte alle nuove sfide che si presentavano in campo, per esempio, dell'istruzione e anche della globalizzazione. Per quanto riguarda l'istruzione, cerco di dimostrare come l'ascesa eh, dell'insegnamento universitario ha trasformato i partiti di sinistra nel partito dei più laureati, senza preoccuparsi troppo delle persone che non erano appunto vincenti nel sistema eh, dell'istruzione che continuavano ad avere appunto eh, dei diplomi di rango inferiore rispetto ai vincenti che andavano all'università e ehm, un po' per volta in questo è successo perché obiettivamente era sicuramente più facile definire una piattaforma per quanto riguarda la giustizia educativa negli anni 50, 60 e 70, quando c'era un obiettivo abbastanza semplice eh, di uguaglianza dell'istruzione, ovvero fare in modo che eh, tutti possano finire prima eh, gli studi primari e poi le scuole superiori. Poi siamo passati al l'università eh, dagli anni Ottanta in poi e lì diventava sicuramente più difficile obiettivamente eh, definire un eh, obiettivo di eh, questo tipo non possiamo avere eh, un quale programma di portare tutti alla fine di un eh, dottorato quindi nell'insegnamento eh, universitario sicuramente c'è una diversità e anche di eh, disuguaglianza e quindi per dare eh, senso a questa nozione di eh, giustizia nel campo dell'istruzione Credo che bisogna investire molto di più, eh, soprattutto nelle lauree brevi. Per esempio, in Francia abbiamo un sistema completamente iniquo. Eh, appunto, ci sono investimenti nelle grandes écoles, mentre nelle altre filiere universitarie oppure nelle università tecniche non abbiamo i mezzi necessari. Ehm, quindi abbiamo tantissime persone che eh, si laureano, però l'investimento eh, non ha la stessa efficacia eh, rispetto appunto a, a quello che vediamo in, nelle grandi scuole, eccetera. Quindi effettivamente eh, c'è un limite del eh, programma socialdemocratico di, di fronte a questa nuova sfida. Io cerco nel mio libro di eh, dire che ci sono delle sfide, sfide complesse da affrontare. E, um, sicuramente ci sono sempre eh, dei motivi perché le cose succedano in modo diciamo più eh, complesso rispetto a quanto avevamo immaginato e seconda sfida la seconda sfida che non è stata affrontata dai socialdemocratici social, social è la globalizzazione e quindi come organizzare la solidarietà a un livello transnazionale che supera appunto lo Stato eh, nazionale e in questo punto Beh, eh, interviene il dibattito attuale sull'Europa tutto questo sicuramente prenderà un'altra piega negli altri mesi. Molte cose sono da costruire e ricostruire in Europa e io credo nella possibilità di un social federalismo, ovvero un federalismo che sia innanzitutto a servizio di obiettivi di giustizia sociale, fiscale e credo che sia stato un errore in Europa andare verso la libera eh, circolazione dei capitali e dei beni e bici senza una uh, fiscalità uh, comune, senza una giustizia sociale e fiscale. Credo che questo sia stato un errore uh, compiuto soprattutto in particolare dai partiti socialdemocratici, il partito socialista in uh, uh, Francia, per esempio. Anche quando uh, avevano la maggioranza, questi partiti non sono stati in grado di spingere per andare oltre superare la regola dell'unanimità a tutti i i livelli e quindi oggi eh, la eh, domanda è eh, riusciremo a venirne fuori e per fare tutto questo, credo che debbano essere riviste in profondità le istituzioni europee per uscire appunto da questa logica in cui tutto il potere eh, appunto viene deciso a livello eh, del Consiglio dei Ministri, dei Vertici, a porte chiuse con la regola dell'unanimità, che ehm, tutto questo non consente effettivamente di eh, tener conto della regola della maggioranza con un vasto eh, dibattito pubblico con un contraddittorio alla portata anche dei media e dei uh, cittadini. Quindi finché non cambieremo tutto questo difficilmente riusciremo a uscire da questa Europa uh, del libero scambio uh, e liberista attuale. E, mh, questa trasformazione dovrà passare sicuramente attraverso una fase in cui una parte e soltanto dei paesi uh, vanno avanti su questa strada sperando che gli altri uh, li raggiungano molto velocemente, però sarà difficile avere l'unanimità per modificare la regola dell'unanimità. E per concludere uh, vorrei dire che questa sfida riguarda sì l'Europa, ma è una sfida che riguarda il pianeta intero. Se l'Europa non è in grado di sviluppare un modello economico più equo, più sostenibile e più duraturo per organizzare la globalizzazione, beh, sicuramente è un segnale brutto per il resto del mondo. Bene, grazie. A questo punto lascio la parola ad Andrea Califano e Luca Pigna. Essere con noi. Eh, nel suo ultimo libro sostiene che tutti i regimi di disuguaglianza in qualche modo poggiano su giustificazioni ideologiche, politiche e culturali. L'ideologia attuale, che definisce neoproprietaria, si sorregge su alcuni elementi, come possono essere il feticcio della meritocrazia, il crollo di un sistema economico alternativo alla fine degli anni Ottanta, la libera circolazione dei capitali e ancora il tabù della redistribuzione della ricchezza. Questo modello si sta mostrando particolarmente resiliente, rispondendo agli shock e alla progressiva esplosione delle sue contraddizioni. Per venire all'attualità, nelle scorse settimane, per esempio, in Italia è stata proprio l'associazione degli imprenditori, la Confindustria, ad assumere posizioni particolarmente aggressive, denunciando l'eccesso di assistenzialismo da parte del governo e al contempo rivendicando aiuti senza condizioni nei confronti delle imprese. Ha così fortemente caratterizzato l'agenda politica, suscitando prese di posizione da parte dei principali ah, attori in campo spavere. e dimostrando ancora una volta quanto quella che lei definisce l'ideologia neoproprietaria riesca a imporsi nel senso comune. Per questo motivo, nella stagione in corso, eh, stiamo provando come fondazione a individuare le priorità di quella che può essere un'agenda alternativa che possa superare il modello esistente e uscire dalla crisi. Abbiamo chiaro che la battaglia delle idee è fondamentale e se vogliamo può essere considerata la ragione d'essere di un ente culturale come la Fondazione Fettinelli. E così nei nostri archivi si trovano per esempio i numeri dell'Ordine Nuovo, l'edizione completa del giornale fondato da Antonio Gramsci. Di fronte a un sistema, il capitalismo che ha sempre detto che il modello economico in cui ci troviamo è quello naturale, per Gramsci il solo fatto di poter pensare a un altro ordine mette in luce quanto poco naturale sia il sistema in essere, richiamando a un cambio di passo. Che non sia solo la negazione o il rifiuto dell'equilibrio precedente. Per questo vorrei chiederle quali sono allora gli effettivi margini per approfittare della crisi attuale per ripensare un modello economico che sembra così difficile da scalfire. Da dove ripartire se non esiste un'ideologia condivisa e pronta a sostituire quella attuale e soprattutto se i rapporti di forza sembrano così sfavorevoli? Uh, grazie, grazie di questa domanda. Allora, l'ideologia neoliberista... Io preferisco parlare di neoproprietarismo per insistere sulla sacralizzazione della proprietà eh, privata, dell'accumulo di eh, fortune, patrimoni, a prescindere dal numero di eh, zeri, eh, per quanto riguarda appunto la concentrazione dei patrimoni e dei poteri decisionali. Beh, questa ideologia Effettivamente è molto eh, resiliente, trova dei punti di forza importanti, però ne possiamo intravedere anche i limiti e i punti di debolezza da alcune decine eh, di anni. Notiamo, per esempio, negli Stati Uniti e nel Regno Unito l'ascesa di un nazionalismo molto aggressivo, Trump o anche con la Brexit nel Regno Unito. Tutto questo è una forma di risposta al senso di abbandono percepito dalle classi medie e popolari nei confronti della globalizzazione. Quindi questa promessa di crescita, di prosperità, promessa che era stata fatta da Reagan per esempio, beh, questa promessa di prosperità non è stata mantenuta e buona parte della classe media e delle classi popolari negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno l'impressione di essere dei perdenti nella globalizzazione e questo ha portato a un irrigidimento eh, nazionalista all'interno del partito eh, repubblicano negli Stati Uniti o anche nel partito conservatore negli Stati Uniti eh, nel Regno Unito. Quindi tutto questo eh, rimette in questione il modello eh, di per sé. Eh, per quanto riguarda le ideologie più internazionaliste, credo che siamo sempre in attesa dello sviluppo uh, di un nuovo internazionalismo uh, delle uguaglianze. Quindi io cerco ovviamente di parlare di socialfederalismo o di socialismo partecipativo e così facendo cerco di dimostrare che dato che le società umane hanno bisogno di uh, um, ideologie combattere, lottare contro il discorso nazionalista molto forte oggi. Quindi dobbiamo sicuramente per fare ciò sviluppare un'ideologia di superamento del capitalismo, un'ideologia che sia internazionalista ma senza sacralizzare il libero scambio e uh, le forze di mercato, ma che uh, armonizzi i rapporti tra i paesi uh, a nome di uno sviluppo sostenibile ed equo. Credo che siamo all'inizio di eh, questo processo eh, politico, ideologico e intellettuale. Le nuove sfide, per esempio a seguito della crisi pandemica e um, anche vista la sfida del riscaldamento climatico. Tutto questo può sicuramente accelerare lo sviluppo di un discorso alternativo. Però ci vorrà del tempo. Quindi uh, dopo questa crisi uh, molti uh, vorranno tornare a fare un uh, discorso appunto uh, libero scambio assoluto ne, um, e, uh, ma senza tener conto per esempio anche delle compensazioni uh, delle emissioni uh, di CO2 quindi nessun tipo di compensazione per le strategie di dumping uh, fiscale quindi credo che i paesi anche all'interno dell'Europa non dovrebbero più accettare eh, di eh, questo tipo di libera circolazione dei capitali, di libero scambio con paesi che continuano ad avere dei comportamenti eh, da paradiso fiscale. Bisognerebbe imporre sanzioni per incitare i partner eh, commerciali all'interno dell'Europa ad eh, evolversi verso un modello di giustizia fiscale fiscale, sociale e eh, climatica. Ma eh, all'uscita di questa crisi ci renderemo conto che molte persone hanno, paure, hanno paura e eh, continuano a pensare che il liberismo assoluto, il libero scambio, beh, eh, ci dice ma sappiamo che cosa facciamo, non andremo incontro a nessuna eh, deriva, eccetera. Però io cerco di dimostrare nel mio libro qual è il prezzo di questa sacralizzazione del mercato e della proprietà. Questo prezzo diventa esorbitante e finisce col minacciare l'internazionalismo di per sé e anche il proseguo degli scambi economici. Però questa ideologia rimane effettivamente resiliente e c'è tutto un lavoro intellettuale e politico da fare al quale cerco di uh, contribuire, però uh, ci vuole molto di più rispetto a un libro per poterlo fare, è un lavoro collettivo da parte di tutti i uh, cittadini che può essere sì accelerato da questi scossoni, da questi shock, ma richiede una mobilitazione molto ampia. Sì, nella sua analisi e in particolare nella costruzione del nuovo libro, sembra riecheggiare proprio questa concezione gramsciana dell'egemonia come sinergia di coercizione e consenso, dominio e direzione intellettuale e morale. Nel senso che la giustificazione delle disuguaglianze acquista non solo il contento in chi ne beneficia, ma persuade anche chi si trova nelle posizioni più svantaggiate. Per Gramsci, quando la dimensione del consenso si intende in situazioni di crisi, prende in sopravvento la coercizione, così interpretava il fascismo, che aveva dalla sua parte le stesse classi dominanti dell'epoca liberale. Con la crisi attuale si rischia qualcosa del genere, se pensiamo ad esempio al SUCF e delle forze nazionaliste. Com'è possibile che le classi subalterne siano per prime immerse nella retorica del merito, del io imprenditore di me stesso, dell'inuncia alternativa, pur di fronte alle contraddizioni e al peggioramento evidente delle condizioni materiali? Quindi come è emerso questo distacco tra narrazione e realtà, secondo lei? Eh. Uh, je, je, purtroppo, je... purtroppo c'è stato un problema tecnico eh, non siamo riusciti a tradurre verso il francese a Piketty, la domanda si può rifare la domanda cortesemente c'è stata un'interruzione tecnica grazie certo. forse magari sintetizzandola un po' certo, sì sì, sì direttamente la domanda fatevi delle domande okay. brevi certo Punto, le Chiederei un po' com'è possibile che spesso siano proprio le classi subalterne ad essere immerse nella retorica del merito, del non c'è alternativa, pur di fronte alle contraddizioni e al peggioramento evidente delle condizioni materiali. Quindi eh, come emerge questo distacco tra narrazione e realtà? Vi, no, no, mi spiace, ma non, continuo a non sentire. Allora, vediamo se posso. Bien, moi... se... Allora, vediamo se posso intervenire. Io chiedo uh, scusa a, a Luca Cigna eh, e le faccio una domanda molto più uh, banale. Mi consentirà, cerco di stare un po' più in basso. Eh, ma lei pensa che per ridurre le disuguaglianze si debba anche rinunciare a qualche libertà personale? Ah, certainement pas. Mais non, Ma, no, no, ah, certaine, non, absolument non. Non, al contrario, il modello di socialismo partecipativo parte che, difendo libro, è, è che difendo nel mio libro è un sistema di libertà, di libertà di sistema per, per, per tutti e soprattutto un sistema in cui si accresce mondo, la partecipazione di, la di la tutti alla vita politica, politica, politica e economica. Politica e economica. Bisogna condividere il lavoro il potere scusate, nelle aziende eh, con maggior partecipazione eh, dei dipendenti nei consigli di amministrazione in termini di diritto di voto, come succede da decenni eh, nell'Europa del Nord. E credo che dovrebbe essere applicato questo sistema anche in Italia, in Francia, nel Regno Unito e eh, negli Stati Uniti, quindi avere maggior eh, potere o un numero maggiore di diritto di voto. Eh, nelle, nei consigli di amministrazione e accesso alla proprietà di per sé. Io nel mio libro difendo l'idea di un'eredità minima, una dotazione minima per tutti. Credo che sia molto importante per accrescere e per modificare la suddivisione del potere all'interno della società. Credo che a tutti e soprattutto alle classi popolari debba essere permesso eh, di avere un patrimonio minimo. Minimo. Nel libro eh, propongo tra l'altro che tutti possano avere una dotazione di almeno 100.000 euro, 120.000 euro, eh, il che equivarrebbe grosso modo al patrimonio mediano attualmente, o il 60% del patrimonio anche medio. Posso, posso interromperla un attimo? Posso interromperla un attimo, ma nel concetto di proprietà privata? Lei ipotizza un limite. Qual è questo limite? Allora, il limite è la dimensione della proprietà eh, privata. Io sono a favore di una società in cui tutti potrebbero eh, possedere 100.000, 200.000, 300.000 euro o dove alcune persone potrebbero anche avere qualche milione di euro, decine di eh, milioni di euro provvisoriamente, ma dove le persone che oggi possedgono miliardi e decine di miliardi di euro eh, verrebbero riportate molto velocemente su livelli di proprietà più ragionevoli perché nella filosofia generale bisogna tener conto di questo la uh, proprietà l'accumulo di uh, ricchezza è un qualcosa di sociale e collettivo per quanto riguarda le origini della ricchezza per esempio Bill Gates non ha inventato il computer da solo eh, sicuramente è di peso dalle ricerche di eh, specialisti, di informatici eccetera e eh, quindi tutti quanti dipendiamo dall'accumulo di conoscenze da secoli e secoli e millenni anche quindi la proprietà privata è un qualcosa che le società inventano per organizzare meglio l'attività economica e in particolare per avere un certo decentramento dell'attività economica io credo molto alla proprietà privata però a condizione che questa non sia sacralizzata e che sia limitata entro limiti ragionevoli e sulla base delle esperienze storiche di cui disponiamo credo che sia possibile assistere a un determinare di limiti ragionevoli alla concentrazione della proprietà qualcosa di ragionevole ma anche alla concentrazione del potere per i detentori di eh, proprietà ed è qui che subentra eh, la questione dei diritti dei dipendenti, dei eh, diritti delle collettività, degli enti locali, delle associazioni di consumatori o di difesa eh, dell'ambiente. È qui che tutto questo eh, diventa molto importante e credo che la ricchezza economica, la prosperità economica nel XX secolo eh, eh, l'abbiamo ottenuta attraverso un limite Um, ai diritti del proprietario, che poi uh, che era sacralizzato fino alla prima guerra mondiale, e uh, storicamente, appunto, è stata l'inversione di tendenza, la perdita di sacralizzazione nel XX secolo e un migliore equilibrio tra i diritti dei proprietari e degli altri attori sociali. Tutto questo ha fatto sì che venissero ridotte le disuguaglianze e ha fatto sì che, um, diciamo, tutta la società partecipasse molto uh, di più a uh, tutta, tutte le attività. Le, le Quindi chiedo, questo movimento è stato interrotto negli anni 80-90, però credo che uh, questo debba essere ripristinato. Le chiedo un'ultima cosa, poi passo la parola agli amici della, della Fondazione Feltrinelli perché non abbiamo tantissimo tempo. Tra le sue proposte, lei dice che per combattere la disuguaglianza ci vuole uno Stato forte, un sistema legale forte e un fisco diverso, un fisco con una forte progressività. Lei addirittura arriva a ipotizzare che a certi livelli si paghi il 90% di tasse. Io faccio fatica a pensare che ci sia un elettorato oggi disponibile a pagare più tasse. Anzi. Il consenso oggi è per meno tasse. E poi le volevo chiedere una definizione di flat tax. Se eh, ho capito bene la flat tax è dal punto di vista fiscale quella che aumenta le disuguaglianze. È così? Sì. Allora, nel mio libro eh, cerco di fare un bilancio, di tracciare un bilancio storico e uh, di capire che cosa ha funzionato nel XX secolo e di dimostrare nel mio libro che uh, l'imposta uh, progressiva, con, quindi con delle aliquote inferiori sui bassi uh, redditi per salire a livelli molto più importanti per uh, gli altissimi redditi, beh, è qualcosa che ha funzionato abbastanza bene nel XX secolo. Per esempio negli Stati Uniti dal 1930 fino al 1980 l'aliquota imposta sugli uh, alti redditi era dell'82% e non ha ammazzato il capitalismo americano. Anzi, abbiamo assistito a una crescita della produttività, a una crescita economica negli Stati Uniti molto superiore rispetto a quanto abbiamo vissuto uh, dopo gli anni Ottanta, quando appunto è stata divisa per due l'aliquota applicata agli alti redditi. E uh, negli altri paesi vediamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro in Germania e anche in Giappone, uh, ci sono delle imposte progressive sui grandi grandi uh, portafogli finanziari, i grandi, grandi patrimoni. Ehm. Ehm. Che erano arrivate all'80-90% all'epoca, e questo ha consentito di ridurre in modo notevole il debito pubblico eh, dopo la seconda guerra mondiale. E eh, se guardiamo questi episodi, vediamo che questo è stato un grande successo rispetto alle altre eh, soluzioni. Per esempio, ridurre eh, il debito attraverso l'inflazione che va a colpire i più poveri, oppure con degli avanzi eh, di bilancio primario, che è la soluzione proposta oggi eh, dall'Europa e eh, tra l'altro in Italia? Beh, credo che la soluzione che era stata utilizzata dalla Germania e dal Giappone dopo la seconda guerra mondiale, questo questo prelievo straordinario, eccezionale e progressivo sugli altissimi redditi è stato un grande successo. Beh, oggi vorrei farvi notare che l'idea di un'imposta sui miliardari è qualcosa di molto popolare negli Stati Uniti. Uh, Ivi compreso uh, nell'elettorato repubblicano è stato fatto da Sanders, per esempio, ma Um, diciamo che vediamo che l'opinione pubblica negli Stati Uniti aderisce a questa proposta, anche tra i repubblicani. In Germania, nel Regno Unito, oggi si sta parlando dell'introduzione di un'imposta dell un sui grandi patrimoni e vediamo anche un'opinione pubblica molto positiva nei confronti di questa tassa patrimoniale. Credo che ci arriveremo anche in Italia, in Francia e dovunque a livello europeo perché non ci sono troppe soluzioni eh, con un debitamento pubblico come quello che vediamo oggi. Certo, si può aumentare un pochino l'inflazione. Certo, possiamo continuare a pensare che parte del debito pubblico verrà preso in carico dalla Banca Europea, dalla Banca Centrale Europea. Ma credo che dovremmo chiedere uno sforzo anche ai grandi redditi. La ringrazio. Allora, lascio eh, spero che la, la, la possa sentire la traduzione a, a Luca Cigna. Prego, Luca. Andrea Califano, Fondazione Fettinelli. Ah, perfetto. E... Avete detto che parlava solo Cigna, invece è intervenuto. Califano, che saluto e sì. grazie. Grazie a lei. E, no, io ho cercato di tenere dietro anche a quelli che sono i commenti che sono arrivati un po' sulle pagine Facebook, in cui è proiettato il video, e sono un po' due le, i filoni, diciamo, su cui insistono le domande che arrivano. Uno si ricollega a uno dei punti che ha sollevato riguardo al. Questione europea, cioè come questa diciamo eh, tensione verso il cambiamento post-pandemico possa essere affrontato eh, in, nella dimensione europea. E quindi eh, le chiedo in maniera anche più diretta se quella che è stata un po' la, la, la costruzione europea negli ultimi anni. Eh, diciamo da Maastricht in avanti debba essere messa seriamente in discussione o se, o se pensa che invece possano essere eh, effettuate solo alcune piccole modifiche. E la seconda domanda, e il secondo diciamo, eh, filone, e, e qui mi, mh, mi riallaccio anche a quello che diceva, cioè che dove ci porterà questa crisi dipenderà dalla mobilitazione, ma questa mobilitazione intesa eh, si può intendere anche in senso di conflitto, cioè è un Conflitto diciamo, torna dentro la storia come, 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 come elemento eh, diciamo, di, di, di progresso e di, di movimento storico, oppure eh, quando parla di mobilitazione si riferisce a qualcosa di diverso, perché una parte dell'ideologia diciamo, neoproprietaria eh, dice che, che, che appunto il conflitto sostanzialmente non esiste. Cioè siamo, eh, Insomma, credo di essermi spiegate. Questi sono un po' i due, due stimoli principali che vengono dalla discussione. Il conflitto esiste. Il... E il conflitto non è una cattiva cosa di per sé. È normale che ci siano visioni antagoniste dell'economia, della storia e delle ideologie. E credo che il conflitto svolga un ruolo molto importante nel cambiamento storico che sto studiando in questo mio libro. E credo che succederà anche nel futuro. E quando parlo di mobilitazione. Beh, non parlo soltanto di conflittualità, di conflitto, ma parlo anche del fatto di essere impegnati in movimenti collettivi che portano a azioni, trasformazioni. E credo che per troppo tempo, da quando è crollato il comunismo, abbiamo smesso di pensare a un programma di trasformazione del capitalismo e di sostituzione del capitalismo attraverso un altro sistema economico. Uh, non possiamo soltanto pensare che la conflittualità faccia crollare il sistema e poi vedremo a cosa andremo incontro. No, uh, visto tutte le esperienze storiche fatte nel secolo scorso, nel ventesimo secolo, credo che dobbiamo collettivamente lavorare tutti assieme e mobilitarci per definire un altro sistema economico che richiede di parlare dell'organizzazione dei rapporti di proprietà del sistema di eh, educazione fiscale legale, delle frontiere delle assemblee quindi io cerco di contribuire a tutto questo però da solo non riesco a risolvere tutto abbiamo bisogno di eh, questa mobilitazione e anche eh, di eh, arrivare a delle politiche grazie a questa mobilitazione. Per quanto riguarda l'Europa la prima domanda beh, eh, credo che le proposte che sono state avanzate dalla Commissione europea eh, e prima dalla Francia e dalla Germania, ovvero la mutualizzazione del debito per 500 miliardi di euro a livello europeo da utilizzare al, sul bilancio europeo, beh, è una proposta che di per sé può rivelarsi interessante. È importante, credo, avere la capacità di, potersi, di poter fare dei prestiti a livello europeo, però ci sono due grandi problematiche. Allora, innanzitutto la portata di quanto è proposto, 500 miliardi di euro, rappresentano poco più del 3% del PIL dell'Unione Europea e dovremo utilizzare tutto questo importo per 5-7 anni, non lo si sa. Quindi per quanto riguarda le nuove spese, Annue rappresenta appena lo 0,5% del PIL all'anno, quindi è veramente poca cosa a livello del... La, uh, sulla scala europea. E poi la seconda cosa è che uh, continua a uh, persistere la regola dell'umanità. Abbiamo bisogno dell'accordo unanime di tutti i paesi per poter adottare questo tipo di uh, decisione e questo non può funzionare. Quindi uh, non so se finalmente tutti i paesi cederanno e adotteranno questa uh, soluzione, però credo che sia malsano imporre l'unanimità in questo modo. Ci vorrebbe piuttosto un'assemblea per i paesi che lo vogliono, un'assemblea europea basata in parte sui parlamenti nazionali di ogni uh, uh, paese dove si potrebbe assumere questo tipo di decisione relativa appunto a un piano di investimento e decisione presa a maggioranza. Io sono convinto che oggi esista una maggioranza nell'Eurozona con l'Italia, la Spagna, la Francia e parte dell'opinione anche tedesca. Credo che ci sia questa maggioranza che ci consenta di avere un piano di investimento, eh, di rilancio molto più ambizioso, con maggiore equità fiscale e eh, sociale. E quindi credo che dobbiamo predisporre un nuovo sistema più democratico che eh, poggi su un'assemblea europea per quei paesi che lo vogliono e se i paesi bassi o Lussemburgo non vogliono entrare in questo sistema, beh non deve impedire gli altri eh, paesi di progredire se vogliono progredire su questa strada. Credo che alla fine tutti i paesi eh, ad, adotteranno questo sistema, però per iniziare qualcuno deve iniziare a uh, muoversi, perché questa falsa unanimità con la quale cerchiamo di andare avanti beh, nel lungo periodo, questa falsa unanimità porterà sicuramente a molta sfiducia, scontento uh, da tutte le parti e non ci consentirà sicuramente di uh, progredire come dovremmo. Bene, Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Eh, io lo utilizzerei se, se Thomas Pichetti è d'accordo per fargli un paio di domande molto veloci. Insomma. Intanto volevo, le volevo chiedere se lei vede un leader mondiale nei vari paesi, in Europa, che... Può raccogliere una sfida così importante come quella della riduzione delle disuguaglianze. Chi sono i leader dei quali ha più fiducia? Allora, in generale io credo non credo ai leader al leader massimo in genere. Io credo piuttosto nelle soluzioni collettive che passano attraverso i parlamenti, attraverso le maggioranze, la maggioranza di idee, eccetera, però ovviamente vedo delle evoluzioni interessanti per esempio, negli Stati Uniti, io sono stato molto colpito all'epoca in cui era uscito il libro precedente, Il Capitale, nel ventunesimo secolo. Nel 2014 eh, ero andato a Boston eh, e con Elizabeth Warren c'era stato un dibattito pubblico con lei e eh, mh, nel 2014 erano molto scettici sull'idea di un'imposta patrimoniale, però è Impressionante vedere che Bernie Sanders seguito dalla Warren, entrambi erano in gara per proporre appunto il maggior, la maggior patrimoniale possibile durante la campagna elettorale. Quindi ci sono delle evoluzioni che osserviamo. Poi eh, Sanders ha dei limiti, anche la Warren aveva dei limiti, non ci sono candidati perfetti, però diciamo che eh, beh, ogni persona in base all'evoluzione del dibattito democratico può anche cambiare idea e quindi eh, è un'evoluzione molto rapida il fatto per esempio di vedere negli Stati Uniti dei candidati importanti che hanno raccolto quasi la metà dei voti nelle primarie e due terzi se prendiamo gli elettori di meno 50 anni, proporre per la prima volta negli Stati Uniti la creazione di un'imposta federale patrimoniale con delle aliquote dell'8% All'anno sui miliardari, mentre in Francia, per esempio, la patrimoniale non è mai andata oltre il 2%, il 2,5% all'anno sui patrimoni veramente molto importanti. Quindi, anche questa è un'evoluzione, un'evoluzione veramente incredibile che mi spinge a pensare a quello che è successo sotto Roosevelt negli anni 30 negli Stati Uniti. Ovviamente ci sono anche altre evoluzioni um, in Germania. Ad esempio nel 2014 ero andato a, a Berlino per parlare con Sigmar Gabriel che era il vice cancelliere eh, socialdemocratico e all'epoca non voleva sentire parlare della rintroduzione di una patrimoniale in eh, Germania. Sono tornato poi a Berlino all'inizio di quest'anno, poco prima eh, del lockdown, e eh, beh, i vari responsabili del Partito socialdemocratico e eh, in particolare il nuovo vice cancelliere Olaf Scholz erano in competizione faceva una gara per proporre di rintrodurre un'imposta patrimoniale quindi non c'è un leader perfetto però vedo delle evoluzioni e in Francia chi c'è i responsabili in Francia che sono molto sensibili e in Francia chi c'è Beh, uh, moi, moi pas in Francia beaucoup, uh, uh, pas non mi piace troppo a... Emmanuel Macron, avevamo a... capito che è arrivato al potere grazie appunto agli elettori più eh, avvantaggiati del centro-destra e centro-sinistra il problema dei partiti eh, di sinistra in Francia è che sono molto divisi, allora c'è il partito socialista il centro-sinistra e poi c'è la sinistra più radicale di Mélenchon e de la France insoumise e eh, credo che entrambi abbiano eh, parte della verità, io vorrei che eh, dialogassero questi due campi e una delle questioni centrali per riuscire a far sì che si parlino e costruiscano qualcosa assieme è l'Europa. Per quanto riguarda la questione dell'Europa, credo che entrambi eh, siano convinti di aver ragione. Soltanto, mh, allora, Mélenchon eh, pensa che il Partito Socialista abbia tradito per quanto riguarda l'Europa, perché Hollande aveva mh, promesso di rinegoziare i trattati europei nel 2012 e non ha fatto nulla. Ed è vero che non ha fatto nulla. Quindi capisco per quale motivo eh, Mélenchon e i suoi non si fidino più del Partito Socialista. Dall'altra parte, i socialisti eh, ritengono che Mélenchon sia pericoloso perché non ha nessun piano, eh, progetto per trasformare l'Europa in modo costruttivo. Ed è vero che non ha. Un progetto, un piano, però quindi entrambi sono convinti di aver ragione e non vogliono dialogare fra di loro. Mentre credo che la soluzione sia cercare di avere un piano costruttivo per trasformare l'Europa, e io voglio insistere su un messaggio di ottimismo e di speranza. Non è così difficile da fare. L'anno scorso. C'è stato un trattato bilaterale tra la Francia e la Germania. Questo trattato è stato firmato e ha creato un'assemblea parlamentare franco-tedesca. Non credo che se ne sia parlato molto in Italia, ma nemmeno in Francia, a dire il vero. Però è molto interessante questo. È, creata, è stata creata un'assemblea che raggruppa 50 membri dell'Assemblea nazionale francese e 50 membri del Bundestag tedesco appartenenti a tutti i gruppi politici. Questa assemblea si riunisce a Strasburgo. Ehm, e l'unico problema, anzi ci sono due problemi. Questa assemblea è consultiva e il secondo problema è. è per adesso riguarda soltanto la Francia e la Germania, mentre dovrebbe riguardare l'Italia, la Spagna anche e dovrebbe essere aperta a qualsiasi paese che voglia aderirvi. Però la lezione importante da trarre è questa. Non abbiamo bisogno di aspettare gli altri 27 paesi per andare avanti. Quindi due paesi all'interno dell'Unione Europea possono creare una nuova assemblea e darle dei poteri reali. Avremmo potuto, nell'ambito del trattato bilaterale o trilaterale o quadrilaterale con l'Italia e la Spagna, avremmo potuto decidere di dare a questa Assemblea il potere di votare a maggioranza un piano di investimento, di eh, ripresa, un'imposta comune sugli utili delle multinazionali. Quindi non è così difficile da fare, bisogna soltanto accettare che dovremo costruire delle istanze politiche diverse rispetto, rispetto a quelle dell'Unione Europea 27 e che ci vorrà un certo tempo con un numero ridotto di paesi, si spera che i 27 arriveranno a convergere tutti, però non possiamo aspettare l'unanimità, altrimenti assisteremo a nuove Brexit e non saremo più 27, ma neanche 26, nemmeno 25. Quindi bisogna veramente oggi cercare di andare avanti e portare avanti trasformazione in Europa. Credo che questo sia uno dei punti centrali per riconciliare il centro-sinistra e la sinistra più radicale. Oui, j'ai l'impression. Bene, io non la sento più, ma penso che siamo arrivati alla, alla conclusione del nostro incontro. e Da parte mia non posso che ringraziare Tomà Picchetti per le sue risposte. Credo che eh, il ringraziamento arrivi anche dalla Fondazione Feltrinelli. E credo che sia stato un grande privilegio aprire questa edizione della Milanesiana con il suo... Capitale Ideologia pubblicato dalla nave di Teseo con il suo intervento, ma la aspettiamo in Italia per continuare la nostra discussione anche magari con opinioni diverse come è giusto che sia. Quindi grazie a lei e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito finora. Buona serata. Grazie grazie, grazie, grazie e a presto, a presto in Italia.